scuole della nostra regione vogliamo fornire in base ovviamente alle loro richieste. Io inizio da quello che può sembrare il progetto più piccolo, lo è in termini di risorse, ma non lo è in termini di valore che questo progetto ha, che è il progetto Scuola in Sicurezza. Come sapete nasce ovviamente da un bando email a cui successivamente si sono interfacciati e si sono aggregate le due Confindustrie, e questo credo sia un dato importante di responsabilità. È dedicato agli studenti delle terze, quarte e quinte scuole di secondaria e di secondo grado, ha degli obiettivi specifici legati ovviamente alla formazione sulla sicurezza sul lavoro e ha, che è un dato anche questo importante, un partenariato molto ampio rispetto ai soggetti che si prendono cura di questo percorso di formazione sulla sicurezza sul lavoro, su moduli che riguardano ovviamente i contesti produttivi, che riguardano in maniera importante il lato della sicurezza nei comportamenti all'interno dei contesti produttivi. Il CTO, quindi veramente penso che collaboriamo molto volentieri, le scuole sono diciamo inondate di tecnologie perché gli acquisti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza hanno consentito l'acquisto di visori, di tecnologie. Noi dobbiamo fare un buon utilizzo di queste tecnologie, quindi per una formazione attiva, per un consolidamento di conoscenze e in modo tale che la scuola veramente si possa continuare a porre come un luogo non solo di acquisizione di conoscenze, ma anche come formazione di cittadini consapevoli e responsabili, competenti e soprattutto capaci di entrare nel mondo del lavoro veramente in sicurezza. Rispetto ai tanti rivoli di progetti, progettini che esistono nelle scuole, Attiva Scuola è per questo un progetto veramente di grande portata che quindi svilupperà una serie di macro progettualità. Il progetto Sicurezza vuole dare gambe a un accordo quadro che è stato sottoscritto ancora nel 2019 e poi rinnovato e che ha poi dato seguito appunto a un accordo operativo tra quattro soggetti molto importanti, quindi la Regione Friuli Venezia Giulia, INAI, Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine, con il proposito appunto di avviare una serie di percorsi che al momento quindi saranno proposti agli studenti del triennio, delle ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado, ma naturalmente l'obiettivo sarà poi di estendere ulteriormente, quindi di scendere anche alla scuola secondaria di primo grado e al biennio delle superiori. Allora,